luci sono accese, la rete è alzata. Siamo per beneficenza di squadra, la speranza di volersi sempre bene. 4 gennaio 2018 è appena iniziato dal palazzetto dello sport questo bellissimo giro tondo con tiro e molla, con i bambini, con le ragazze della Bella d'Italia. Il pubblico è quello delle grandi occasioni e come sempre le squadre saranno quattro: i politici, i parroci, Avis e Proloco, e la squadra dei giornalisti e media partner. Sarà un grandissimo spettacolo, divertimento, naturalmente anche solidarietà, e insieme noi vi terremo compagnia con questo speciale presentandovi tutti dietro le quinte e i protagonisti di questa grande serata. In compagnia di Giuseppe Peppe Sorcinelli, secondo allenatore della Virtus, ecco, che ha poi appena smesso di allenarsi perché sta per partire il grande quadrangolare di pallavolo. Insomma, da pallavolisti professionisti a pallavolisti un pochettino improvvisati, però è il caso di dire, è sempre bello partecipare a queste iniziative perché lo sport unisce un po' a tutti. Assolutamente sì, a parte che lo scopo di questa manifestazione è uno scopo benefico, quindi diciamo l'aspetto tecnico viene in secondo piano. Va benissimo, sono contento di vedere gente, sono contento che ci sia questo quadrangolare, appunto, come dicevo prima, lo scopo è benefico, quindi va benissimo insomma. Ecco, insomma, l'invito è anche a tutti i fanesi e non che ci stanno guardando per venire a vedervi, perché insomma giocate qua proprio al palazzetto dello sport e c'è sempre un pubblico delle grandi occasioni. Assolutamente sì, noi inizieremo a giocare il 6, ma giocheremo a Pineto, e il 14 invece saremo qua in casa e giocheremo praticamente la penultima del giro di ritorno contro il Perugia, quindi anzi vi aspettiamo qua numerosi a tifare insomma per la nostra squadra. Bene, forza Virtus, in bocca al lupo ragazzi, insomma loro sono anche un pochettino troppo alti per i miei gusti, ma d'altronde è così. Buon quadrangolare a tutti perché tra poco si inizia. Ma che spettacolo in campo, sacro e profano, associazioni, stampa e poi non manca la bellezza. Dopo l'esibizione della New Latin Academy e la presentazione di tutte le squadre è stata dichiarata la prima partita Avis e Proloco contro politici. A proposito di Avis, abbiamo proprio il presidente di Avis in qualità di allenatore della difesa, così è stato presentato. Allora vogliamo sapere intanto quali sono le vostre carte, i vostri assi nella manica che tirate fuori in questa edizione 2018. Beh, il fatto positivo è che quest'anno finalmente giocano le donne e quindi una news all'interno della squadra Avis e Proloco. Abbiamo due ragazze giovanissime dell'Avis di Fano, e poi è bellissimo perché tutte le associazioni fanesi sono rappresentate all'interno della Proloco e sappiamo che vincerà il migliore, e noi ci impegneremo proprio per cercare di far divertire il più possibile il pubblico, perché la vittoria più importante è a questa bellissima partecipazione destinata alle solidarietà, a questo bellissimo scopo sociale a cui logicamente l'Avis è molto vicina. Ecco, ci sono sempre i vostri tifosi in maglietta rossa sempre presenti, la curva migliore del quadrangolare sono sempre loro. È il lato bello proprio del Vivi Lato Sano dello sport e anche il tifo, e quindi abbiamo questi bellissimi striscioni, questo bellissimo cuore che ritornerà di nuovo in curva, queste ragazze pompon belle cariche ad agitare questi bellissimi colori della gioia. Grazie presidente, noi siamo imparziali, non di fondo TV, quindi che vinca il migliore, in bocca al lupo a tutti.
Grazie e complimenti a tutti. L'intervista di rito ormai tutti gli anni al presidente della Proloco Etienne. Allora, ti stai allenando con una Befana, diciamo che si può dire che è il vostro uomo donna in più? Lì sta lì il segreto, eh? In questa partita sì, il segreto è tutto lì. Ancora non lo svegliamo, la lasciamo fuori per adesso, ma poi quando ci mancherà qualche punto, dov'è? È lei che entra dentro, eh? Finalmente Etienne, si può dire che stasera sei un po' tranquillo e ti godi una bella serata di sport e divertimento. Dai, invece che stai sempre sul pezzo, organizzare un po' di relax, un po' di sport e divertimento ci sta. Ma sì, guarda, poi quanto sia così tra amici, perché poi siamo un bel gruppo di amici che si divertono a fare quello che fanno, e quindi alla fine quanto sia così c'è veramente una bella serata, un bel ambiente, e si gioca per un po' di solidarietà, quindi sempre una bellissima serata. Grazie presidente, buon allenamento, perché tra poco inizia la partita, eh? Dell'associazione Tiro e Bolla, giusto Tiro e Bolla? Sono Tiro e Bolla. Tiro e Bolla, quindi seguiamo loro quando sarà il momento. Sì, perché aiuteranno anche il pubblico a incitare, a fare il tifo, eccetera, eccetera. E allora procede tutto in maniera regolare, anche schiacciate il sindaco Massimo Seri, in gran forma questa sera, recupera tanto, grande indecisione, ma Bacchiocchi poi va a concludere senza punteggio, mentre quasi una finta da parte di Veronica Verna di Avis. Ecco qua, e così Etienne Lucarelli salva una palla come lo stesso Enrico Nicolelli. E poi Minisola che sul filo quasi della linea va a cercare il punto, grande, eccolo, ci prova Mauro Arcangeloni ma non trova il punto. Presidente di Avis è sempre molto attento a seguire la propria squadra, ma eccolo che riesce, grande capolavoro di Enrico Nicolelli, grande schiacciata. Per il momento Avis Proloco sta vincendo per 17-10 contro i politici. Come vedete, li ho chiamati prima, sono i tifosi. La curva più calorosa del palazzetto dello sport è sempre quella di Avis. Andrea Vitali, grande torneo come sempre, ma soprattutto Avis come sempre c'è. Sì, grande solidarietà, grande risposta. Siamo all'inizio dell'anno, si chiude un bell'anno 2017 con tanti donatori. Questo è un promo per il futuro, un promo per la solidarietà, un promo per Fano che risponde sempre alla grande, all'appello della donazione. E soprattutto grandi atleti anche con l'allenatore Marco Savelli che abbiamo proprio intervistato pochi minuti fa. Allora io direi di concludere questa intervista con una bella macchia rossa, perché voi siete venuti qua a portare una bella macchia rossa e soprattutto avete sempre un bellissimo sorriso, perché ridere fa buon sangue e quindi poi torna tutto, è vero? Allora chiudiamo questa intervista con quella bella macchia rossa, ricordando l'importanza di donare. Forza Avis! Eccoci qua e ci chiudiamo così. E per 25-16, come vedete, stanno festeggiando le mie spalle. Avis e Proloco si aggiudicano il primo match di questo settimo quadrangolare di pallavolo. A
arbitro d'eccellenza, il testimonial di questo settimo quadrangolare, Marco Meoni. È un onore, spero di essere all'altezza in tutti i sensi per questa intervista. Scherzi a parte, è un onore avere un atleta così importante che ha vestito i panni della nazionale di pallavolo. Ecco, una bellissima serata di sport, lo sport unisce sempre e dà sempre messaggi positivi. Ma guarda, vedere tutta questa gente per un evento del genere e durante le feste è uno spettacolo. Penso che poche realtà, e farne tra queste, possa fare uno spettacolo così, con così tanto seguito, con la pallavolo. Quindi mi auguro che possa servire, perché il motivo per cui si fa è molto molto importante, quindi dare un supporto a questi territori che sono stati devastati dal terremoto è un motivo in più per aiutarli. Ecco, un commento tecnico, com'è stata la prima partita? La prima partita, visto la Proloco, è stata equilibrata fino nella prima parte del set, dopodiché la Proloco ha preso il via con 8 battute di seguito e i politici non ce l'hanno fatta riprenderli. Grazie Marco Meoni, buona continuazione, perché ancora il quadrangolare non finisce qui. Grazie. È appena terminata la prima partita, ahimè i politici hanno perso. Allora, poco fa l'assessore Caterina Del Bianco ci aveva detto che la loro punta di diamante era Lara Ricciatti. Allora mi permetto di dire, qualcosa non ha funzionato. No, allora se ero io la punta di diamante mi carico della sconfitta. Di solito in politica si collettivizza, invece oggi diciamo che se ero io abbiamo sbagliato di sicuro la punta di diamante. Forse è stata l'emozione magari di giocare davanti a un campione come Marco Meoni. Scherzi a parte, in ogni caso una bellissima serata anche questa, come sempre il pubblico delle grandi occasioni in un palazzetto che come sempre sta prendendo sempre più vita, anche grazie alla Giban che pochi minuti fa abbiamo intervistato. Sì, un palazzetto che con la pallavolo si sta riempendo, anche con la ginnastica ritmica, con tutti i nostri sport. Stasera un'altra bella serata di sport, di festa, di solidarietà, tanti bambini che si divertono, quindi questo è l'importante. Senza dimenticare l'aspetto più importante, che è la solidarietà per i terremotati. Giustamente Piero Valori dice anche quest'anno si ritorna a fare solidarietà, perché il terremoto è vero che è finito, ma i terremotati aspettano sempre un aiuto. Esattamente così, e per l'ennesima volta la nostra città, come in tutte le occasioni in cui è stata chiamata a fare la loro parte, continua a farla anche questa sera. Quindi diciamo che la nostra squadra questa sera ha perso, ma perdiamo con un grandissimo sorriso sulle labbra, perché diciamo abbiamo preso qualche schiacciata di troppo, ma abbiamo fatto del bene a chi oggi ha davvero bisogno. Thank you.
giornalisti e media partner sono prontissimi sotto rete per questa seconda partita di Colla Azzarri. Allora, come la vedi questa squadra di quest'anno? Guarda, quest'anno siamo carichi, siamo forti, vediamo. La squadra dei preti sono... La squadra da battere, si può dire. La squadra da battere, quindi vediamo. Se passiamo questa... D'altronde già... avete fatto mesi e mesi di allenamento voi. Sì, durante le feste, soprattutto magnate. Adesso si vedrà tutto sul campo. Le energie ci sono. In bocca al lupo. Crepi. È alto come i pallavolisti, ma in realtà è un parroco, Don Francesco Lodei. Allora, questa squadra tutti la battezzano, a caso di dirlo, proprio la squadra da battere. Una squadra da battere perché abbiamo vinto l'anno scorso. Siete soprattutto perché ci dicono che siamo aiutati dallo Spirito Santo, che abbiamo l'uomo in più. Noi facciamo vedere che è tutta la nostra forza, la volontà. Quindi avete una pressione maggiore quest'anno. Certamente, perché dobbiamo difendere il titolo. Bene. Ci sono state delle defezioni perché qualcuno è malato, qualcuno lo salutiamo malato, che è da casa, sicuramente da ci riguarderà. Certamente, ciao. In ogni caso in bocca al lupo. Grazie, crepi. Grazie. D'altronde si chiama il volley della Befana e quindi io sono contornato in questa panchina. Questa è la panchina proprio delle Befane, perché le Befane stanno girando, stanno portando i doni ai bambini, accolgono le persone all'ingresso, ma ogni tanto si riposano anche. Perché sono di riserva, entriamo quando ha bisogno di altre, no? Allora, io vi assicuro che queste Befane non sono bellissime dal vivo come devono essere, però sono molte buone. Sì, sono buone. Però al posto della scopa abbiamo la Vespa. Ah, ok, perché sono le Befane speciali. Che Befane sono? Perché sono speciali? Del Vespa Club, Fano. Naturalmente noi salutiamo grandi amici di Fano TV come sempre. Allora, care Befane, sta andando bene questo volley? Voi patteggiate per una squadra particolarmente? No, per i preti, ma per tutti. Dai, è uno sport a livello così... Molto amatoriale. Amatoriale, e per la beneficenza si fa... queste cose, dai. Bene, viva la Befana, anzi le Befane del Vespa Club, e buona continuazione perché qui non è finita qui. Certo, grazie a voi di averci intervistato, grazie. La seconda partita della serata, i parroci l'hanno spuntata contro i giornalisti e i media partner, quindi la finalissima sarà Avis e Proloco contro parroci, di nuovo in finale anche quest'anno. Naturalmente, oltre alla pallavolo, c'è anche un grande spettacolo. Poco fa abbiamo visto l'Aurora Fano, che ha portato proprio l'esibizione che ha aperto il campionato mondiale a Pesaro di ginnastica ritmica, e ora torneranno anche i ragazzi di Mattia Diamantini alla New Latin Academy. Una domanda te la faccio io: perché non giochi con i giornalisti quest'anno? Ecco, questa è una domandona che tutti mi hanno chiesto, ma perché diciamo che sono l'asso nella manica, ha detto allora no, non lo posso, forse quindi magari è il prossimo solo anno, la manica. Allora, il prossimo anno, scherzi a parte, allora siamo qua nella panchina dei politici con il sindaco Massimo Seri, allora una grandissima serata come sempre, e Fano risponde sempre soprattutto. Questo è vero, lo dicevo prima anche nei saluti in apertura, è una città alcune volte litigiosa, ma quando è ora di rispondere, di essere vicina agli eventi, c'è sempre, perché la gente non fa mai mancare il calore a tutti quei volontari, a tutte quelle associazioni
a tutte quelle persone che fanno qualcosa per gli altri. Ecco, soprattutto la presenza anche del sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, presente anche quest'anno. Nuovamente la beneficenza andrà a questo comune terremotato, perché giustamente non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre ricordarsi in questi momenti così importanti, dare sempre un messaggio di questo tipo alle giovani generazioni, ma anche un po' per tutti. Sì, sono due elementi. Uno, intanto il sindaco è un nostro concittadino, non lo dimentichiamo. Secondo, quando qualcuno rimane indietro perché ha una disavventura, una tragedia, come è capitato ai nostri corregionali, non ci si può girare dall'altra parte, ma bisogna, con le nostre possibilità, le nostre capacità, fare qualcosa. E Fano lo sta dimostrando, lo ha dimostrato e lo dimostrerà. Ecco, invece un commento tecnico sulla squadra dei politici? Beh, qualcosa non ha funzionato. Secondo me siamo entrati nel clima elettorale e quindi le varie parti si fanno dei dispetti, ne ha risentito il gioco di squadra. Peccato, per cui peccato. L'hanno studiata bene, hanno fatto a gara per giocare con noi. Se giocavamo dopo marzo avremmo stracciato tutti. Ma ormai siamo in campagna elettorale, ognuno fa un dispetto all'altro, quindi la squadra non ha funzionato. Adesso vediamo, cerchiamo di capire con la prossima partita, coi preti, vediamo, ma lì anche lì la vedo coi giornalisti. Lì siamo già spacciati, perché in una fase come questa che abbiamo il terrore dei giornalisti, quindi guai a farli perdere. Abbiamo trovato tra il pubblico Mauro Falcucci, il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, quale è dedicato l'incasso di questa serata di beneficenza. Ecco, è un onore ospitare anche quest'anno il vostro comune, soprattutto siamo tutti curiosi di sapere come sta andando, perché insomma sono situazioni molto delicate ed è bello in occasioni come queste dare un messaggio, soprattutto informare anche su come stanno veramente i fatti. Ma intanto grazie, è doveroso ringraziare Fano, ringraziare questa manifestazione Piero Valori e i genitori. Per parlare del terremoto in questo momento di festa è brutto, non andiamo affatto bene, stiamo andando non bene, siamo in un ritardo imperdonabile, credo. Abbiamo appena soltanto consegnato 11 casette dopo 16 mesi, ne daremo forse l'8 altre 12, credo che i numeri parlano da soli, e ovviamente in montagna il tempo al momento sta nevicando, quindi diventa molto difficile completarle, non abbiamo rispettato i tempi. Speriamo che serata come queste, un piccolo incasso come può essere questo di questa sera, possa dare nuova linfa per dire che comunque Fano è sempre presente con voi. È importante anche ricordare che non siete mai soli, perché insomma è bello anche condividere questi momenti di difficoltà e sperare sempre nel meglio. Sicuramente sono queste iniziative il cuore degli italiani, dei fanesi in particolare, per quanto mi riguarda, che aiutano e ci danno la spinta per andare avanti. Il momento è ancora difficile, però un grazie di cuore in questa magnifica serata, dove la città di Fano, i fanesi, io sono un cittadino fanese acquisito da 42 anni, grazie di cuore a tutti voi e anche a Fano TV per l'attenzione che ci sta dedicando. Grazie. Speriamo di tornare il prossimo anno e dare notizie sempre più positive per il suo comune. Beh, a questo punto speriamo, grazie di cuore. Grazie. Forza giornalisti, animo! Animo giornalisti! Eccolo! Ritorna il peso di Nicola Zarri. Ecco la Petrelli che ci prova, Caterina del Bianco e ancora Nicolelli, mentre aia, niente da fare. E i politici la spuntano contro i giornalisti, e loro il terzo posto, medaglia di bronzo di questo quadrangolare 2018, e a brevissimo avremo la finalissima. È un sorriso perché no, pantaloncini. Parroci contro Pro Loco Avis, a brevissimo partirà la finalissima di questa edizione 2018 e scopriremo chi sarà il vincitore. Vi ricordo che la squadra dei Parroci era detentrice del trofeo del sesto, quindi quello dell'anno scorso, e puntano quest'anno a replicare, a bissare il successo, quindi vanno alla ricerca del secondo successo per questo
quadrangolare di volley appunto per beneficenza che si chiude da Hansen, che si chiude da... Bissato la vittoria ancora una volta ai parroci, è il caso di dire da Peppe Marini alleluia, alleluia. Alleluia, anche perché la squadra dei preti era decimata da tante defezioni dovute all'influenza e incidenti vari. Quindi allora dedichiamo un po' anche chi ci sta guardando da casa, ai parroci che non sono potuti venire. Allora, un saluto particolare a Don Steven, un saluto particolare a Don Marco Presciutti, un altro saluto a Don Francesco Pierpaoli, che erano i campioni dell'anno scorso. Come avete visto, la mia presenza è stata determinante, 2 minuti, 4 punti persi, ma comunque c'ho una squadra che è forte. Complimenti Don Peppe Marini, vai per il saluto. Organizzatore dell'evento, grandissimo successo anche in questo 2018. Sì, guarda, peccato per la finalissima, però dai, si può dire che come sempre ha vinto la solidarietà. Sì, mia colpa, hanno perso anche per colpa mia, sono sfinito, non riuscivo più a vedere il pallone che mi arrivava. Hai lavorato troppo per organizzare. Ma, tutto lì, va bene così, va bene così, la soddisfazione è tanta, il palazzetto si è riempito e siamo tutti contenti del risultato anche se abbiamo perso, la gente si è divertita, sono rimasti soddisfatti, la beneficenza è andata a buon fine. Adesso faremo le premiazioni e insomma tutto come un'altra volta, come gli anni passati, ha portato bene. Si può dire arrivederci al 2019, perché ormai sta diventando una tradizione dei fanesi, Piero? Sì, è vero, no, la cosa mi fa piacere, ripeto, è cominciata per scherzo ma è diventata una bellissima tradizione perché collaborano tutti. Sicuramente il 2019 ce la rimetteremo tutta per vincere il titolo che ha rivinto il Pladoci. Complimenti ancora Piero Valori, andiamo per le premiazioni perché siamo arrivati quasi alla conclusione di questo speciale. Esatto, grazie a tutti. E con questa bellissima immagine d'insieme concludiamo questo grande speciale con la vittoria dei parroci anche per quest'anno, ma soprattutto con la vittoria della solidarietà, perché sono stati appena consegnati quasi 1500 euro al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera. Complimenti ancora agli organizzatori, a tutti coloro che hanno partecipato, e naturalmente ci vedremo il prossimo anno, noi saremo sempre qua per raccontarvi il grande quadrangolare volley della Befana.